Ragazzi, buon Godo Day e bentornati, incredibile, nel decimo episodio di Project Playtime. Mamma mia, pazzesco, assurdo, incredibile e altre parole che ormai avete imparato a conoscere su questo canale incredibile. Oggi niente cappello, perché cambiamo un pochino, altrimenti me lo sciupate troppo a vedere il cappellino di Huggy Wuggy. Oggi torniamo nei panni meravigliosi di Mammy Long Legs. Nell'altro episodio abbiamo usato l'abilità nuova che a me piace da morire. Continuo a dire che secondo me il fatto che se uso l'abilità non mi dai punti è una grandissima cazzata, ragazzi, permettetemi di dire questa cosa, non mi piace per niente. Io vorrei pure sperimentare, che queste due mi piacciono veramente veramente tanto. Perché non ti compri qualche cosmetico, ragazzi? Avete ragione, ma costano troppo, ragazzi, troppo. Io vi faccio vedere. Se volessi comprare un colore, 10.000 di questi, capite? Dovrei fare 20 partite. Costano troppo i colori, ragazzi. Cioè, Huggy Wuggy viola non può costare 10.000 di questi punti. Mi sembra una cosa abbastanza assurda. Quindi, per adesso continueremo a giocare come i poveretti. Allora, direi di andare di Mammy Long Legs. Vabbè, dai, teniamoci sempre questa che è divertente. Dai, find a match. Vai! Con Huggy Wuggy è andata bene. Vediamo un po' con Mammy Long Legs. Siamo 4 su 7. Che dite? Ah, ok, vabbè, facciamo teatro. Allora, come ha detto un ragazzo, devo provare a usare l'abilità di Mammy Long Legs di arrampicarsi sui muri, che io non ho fatto nel vecchio episodio di Mammy Long Legs. Continuo a dire che questa sia l'immagine più bella di tutto Project Playtime. Però il PJ Pagar Pillar deve bruciare. Game ended. Oh, quanto sono belle queste partite di Project Playtime. Ho letto male o mi ha dato 250 punti senza aver fatto niente? Adesso mi dice che ce n'ho zero. Come vedete, ragazzi, questo gioco assolutamente non ha problemi, io ve lo dico. Ragazzi, non ci si ferma, seconda partita. Eh? Chi ve le fa le partite di Project Playtime così, che durano 15 secondi, ragazzi? Sarei curioso di vedere il picco di giocatori di questo gioco, perché mi ha detto che si può vedere da Steam. Peccato, perché il teatro era comodo per arrampicarsi. Che dite? Io proverei Playtime Factory, perché Destroyer Toy non mi dà l'idea che mi possa arrampicare con Mammy Long Legs, capito? Quindi proviamo Playtime Factory, incredibile. Io negli altri episodi vi raccontai la bellezza dei personaggi del capitolo 3, se verranno mai introdotti in questa famosa fase 4. Però, come vi dicevo, io vorrei che mettessero anche altre mappe, eh. Cioè, c'è tutto Playcare. Ha voglia a fare mappe. Puoi fare una mappa nel municipio, una mappa nel circo con gli Smiling Critters. Cioè, puoi fare la mappa dove sta Dog Day. Se no, possono fare almeno 4-5 mappe nuove, tanto per mettere qualche cosa, eh. Posso provare a arrampicarmi? Ah, ok, funziona così. Ok, devo fare sus così. Ah, ma dai, ma è fighissima. Vedi, posso fare gli agguati sus. Bellissimo. No, eccolo! No, peccato, vabbè. Bene, questo è andato. Ok, sta laggando tutto oppure la mia impressione, ragazzi? Sì, sta laggando abbastanza, avete visto? Mi piacciono quanto siano lagganti queste persone. È molto bello il lag incredibile di questo gioco. Pazzesco, è assurdo, ma Mammy Long Legs sta per distruggere questo poveretto. Ecco. Va bene, buttiamolo nel cestino. Ok, uno è laggiù e uno è qua. Ok. Fichissimo. Continua a dire che abbia una delle abilità più rotte del gioco, Mammy Long Legs. Cioè, non è possibile. Proverà ad andare ad aiutare gli altri? Oppure no? Ora lo vedremo. Perché l'ho visto in alto il tizio, eh? Ok, perfetto. Stanno lavorando insieme, va bene. Gli ho fatto la quadona a questo, eh? Non puoi scappare da Mammy. Ok. Basta, ragazzi, che aspettiamo si ricarica l'abilità e vediamo dove sta questo qui. E è finita per lui, eh? Io ve lo dico. Mammy Long Legs non scherza, eh? Mi piace come tiene le manine tutte. Dove sarà il nostro amico? Eccolo, trovato. Allora, dove sarà nascosto? L'ho visto un attimo fa, eh? Oh. Voleva morire Morello, ragazzi, ha capito che era finita. Dai. Easy win per Mammy Long Legs e siamo anche saliti a livello 8. Attenzione, tanta roba. Siamo a livello 8, abbiamo guadagnato qualche cosa a livello 8. Altri ticket. Avete visto adesso che si sono buggati i ticket? Mi dice che ce n'ho 0 quando dovrei averne 2000, però vabbè. Continuiamo con la nostra Mammy Long Legs. Come vedete, ho iniziato ad usare le abilità sus di Mammy Long Legs. Miss Fit, secondo me, mi permetterà di arrampicarmi con Mammy Long Legs. Vabbè, facciamo Playtime Factory, no? Perché qui abbiamo visto che Mammy Long Legs funziona. Ma guarda come si muove Mammy Long Legs. Ok, sono 4 della stessa mappa di prima. Molto bene. Andiamo. Tutti un po' lagganti, eh? Beh, mi piace il fatto che non ci sia suono. Ah, perfetto.
Genesis. Vabbè, ragazzi, ammazza, 750 punti esperienza senza aver fatto niente è tanta roba. Come vedete, Mami Long Legs mette strizza a tutti, io ve lo dico. Allora, eccoli là, tutti quanti laggiù, come sono carini, guarda. Allora, andiamo un po' a rovinare la festa, va? Ma scusami, buongiorno. Abbiamo un laggante, abbiamo due lagganti. Ah, abbiamo il simpaticone del gruppo, ragazzi, lui con le skin. Eccolo qua. È andato. E ha quittato, va bene. Ci è rimasto male che l'ho eliminato subito. Ah, facciamo il barbio, che carino Daddy Longlegs. Farà felice di mammi. Senti i passetti sus, ma non li vedo. Ma guarda questo pure, un Banzo Bunny. Lo sento vicino, però non lo vedo. Ah, ne è rimasto uno, perfetto. Pure un altro ha quittato. Eccolo, trovato. Pure questo è un laggante. Mammy Longlegs con le manine sus arriva. Ecco. E si va a dormire. Ecco. Uah, così. Incredibile, va bene. Altri 750 punti di esperienza e 40 punti. Vedi, vi dà veramente pochi ticket però, ragazzi. Veramente pochi pochi. Forse saremo a livello 9 oggi, eh? 6 su 7 di colpo, così, pazzesco, incredibile, assurdo. Se non quittano, vediamo un po'. Sarà tipo la terza o la quarta partita, però durano talmente poco che, come dire, vabbè, mo famo teatro, va. Mi sa, la prima è quella che hanno quittato tutti istantaneamente. Poi è stata la seconda, la terza. Questa è la terza partita o la quarta. Paradossalmente oggi forse registro di meno, taglio pure di meno, perché di solito, ragazzi, vi ripeto, registro minimo dei 50 minuti all'ora. Io pure Project Playtime, come tutti gli altri video. Quando voi vedete sul canale gli episodi che vanno dal quarto d'ora massimo, perché io vi taglio le parti in cui sto in silenzio. Se sono un po' più movimentate, taglio di meno. Alla fine ci guadagnate, capito? No? Rivedendo tipo 10 video, ci sono sempre io che mi gratto il naso, ragazzi. Quest'anno è così. Allora, uno ha già quittato, molto bene. Allora, usiamo subito l'abilità, va? Eccoli là sotto. Allora, io mi chiedo, secondo voi funzionerà l'abilità di Mami Longlegs anche qui? Ma laggano tutti oggi, ma che è? Oggi tutti si lagga proprio, eh? Il laggo dance proprio. Vabbè, pure questo, amico mio. Ci hai provato, c'è pure la permanente tu però. Ah, qui c'è un simpaticone che ha il potere del lag, ovviamente, perché... Due e tre. Questa, ragazzi, è stata una provata, eh. Ma è sparito? Ho fatto una mossa sus perché ho lasciato il cadavere dietro, ho inseguito questo, ho premuto l'abilità e magicamente è morto. Molto bene. E abbiamo anche l'ultima vittima che rimane appesa. No, vabbè, Porello, dai, vabbè, Porello, questo ci rimane male. Beh. Vabbè, ragazzi, cose che solo Mami Long Leg si può fare. Avete visto, Porello? Ma dai, questo ci è rimasto malissimo. Tutto fiero, è rimasto appeso come un passero, vabbè. Questa ha meno punti esperienza, anzi no, questa ha zero punti esperienza, ragazzi. Io ve lo dico che ci sono dei problemi in sto gioco. Facciamone un'altra, dai. Avete visto, nei primi episodi io ero molto più aggressivo quando a premere il tasto di attacco. Invece basta aspettare quando il cerchio arancione sono in range e colpisci. Farlo prima, come al solito, perdi solo tempo. Infatti all'inizio vi ricordate quante volte mi facevano le capriole addosso e non li colpivo. Sono indeciso se pure il prossimo episodio fare Mami Long Legs oppure tornare a usare Boxy Boo. E che Boxy Boo è quella che riesco a usare forse peggio. Però vabbè, aspetta, non è detto, perché anche a Giwagi, quando mo l'abbiamo rigiocato, ho capito come fa lo scattino sus, insomma, cose più simpatiche. Mami Long Legs abbiamo imparato a fare questo. Magari a Boxy Boo devo riuscire a eseguire bene il salto, che è l'abilità sua poi, no? Però non lo so, Boxy Boo non mi ricordo che ci mettevo di più a colpirli gli altri. Non lo so, vabbè, sus. Allora, vediamo un po'. Ah, stavano tutti laggiù. Eccolo, dove vai? Due e tre. E il primo è andato. Verrete ad aiutarlo? Siete coraggiosi? Io non credo proprio. Questo praticamente si era preparato, sapeva di morire. Lo sapevo, ci avrei scommesso proprio. Ci avrei scommesso. Mamma mia quanto lag questo. Due. Colpetto sus e vai. Ma che simpatico, lo stesso di prima, il capellone di prima con la permanente sus. Uno. Due e tre. Sta andando ad aiutare qualcuno sicuramente. Eccolo il tizio con la permanente. Vabbè. Ragazzi, i capelli non ti basteranno questa volta. Già. No. Rimane l'ultimo, che secondo me verrà a aiutarlo. Uno. Due. Già. Ragazzi, inarrestabili oggi. Inarrestabili. Oppla. Oh, giochiamo un po' con lui, eh. Oh no, mi è caduto.
Va bene, dai, è andata bene, su. Dai, ultimissima partita, su, dai, oggi mi è presa bene, dai, un'altra e basta, dai. Prima mi ha dato una laggata, infatti sto guardando il modem perché ha fatto una luce sus un attimo fa, però pare che ne ha trovati di più di prima. Questa è l'ultima, non voglio esagerare perché oggi la connessione ha retto meglio del solito, quindi. Vai, si punta. Questo c'ha la testa rossa, è un pomodoro, quello. È un po' confuso, ragazzo, vabbè. Questo è un po' confuso, vabbè. Bene, via, meno uno. Sorpresa! 1, 2 e 3. E via. E si va a dormire. Secondo me proveranno a venirla a aiutare. Vediamo un po', eh. Non lo so, mi danno l'idea che questi aiutano gli altri. No, manco per niente. Bel tentativo, l'ho visto per un pelo, eh. 1, 2, perfetto. Bene. Perché è partita sta musica sus? Ho rivisto il pomodoro, eh? 1, 2 e 3. E anche lui ci saluta. Pomodorino ci saluta, eh? Eccoli laggiù. Trovati. Uno è morto. Sono rimasti in due. Mi sa, fratellino, mi sa che è andata, eh? Già. È morto male. Ah no, questo c'è lo scafandro, questo è sus, attenzione. Già, lo sapevo, come lo sapevo. 2, 3. Già. Ragazzi, ormai non potete più farmi il giochino sus della capriolina addosso, perché ormai ho capito il frame in cui fottervi, capito? Cioè, ormai è andata, ragazzi, non si può. E si va. Vabbè, basta, no, oggi ho esagerato, un sacco di partite, ragazzi, dai, va bene così. A forza di fare la fine terribile con lo specialista, vedi, fai esperienza, vedi. Direi che posso ritenermi soddisfatto, un bel episodio di Mummy Long Legs. Sono indeciso se la prossima volta riprovare Boxyboo oppure riprovare Mummy Long Legs di nuovo, che dite? Non lo so, ci penso un attimo, se fare pure il prossimo Mummy Long Legs e poi tornare a Boxyboo. Perché Boxyboo è quella che forse meriterebbe due episodi, perché è quella che forse so usare di meno. Vedremo cosa mi verrà in mente la prossima volta. Ragazzi, che cosa siamo con voi e ci vediamo al prossimo episodio.